Sì, quest'anno sono 70 anni, ma per noi è anche un po' diverso dagli altri anni. Abbiamo lasciato una scelta che negli anni passati non abbiamo fatto, in altre occasioni, di muoverci molto unitariamente, facendo anche un'iniziativa che abbiamo fatto un mese fa, proprio a ricordare i 70 anni con la testimonianza di Pizzinato, che tutti voi, che molti conoscono, e di Pezzotta, il segretario della CISL. Perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché abbiamo alcune preoccupazioni. Bisogna dare attualità un po' a quegli anni, a quello che è successo, e utilizzare questa festa dei 70 anni perché sia monito rispetto a quello che è accaduto. Sono 70 anni dalla fine della guerra, 70 anni dalla liberazione, 70 anni dalla Shoah, e noi aggiungiamo proprio in questi giorni anche 70 anni dal martirio che ha avuto ad esempio il popolo Rom, circa 500.000 persone di quella etnia, quelle persone sono state massacrate nei campi, proprio uccisi per la loro diversità. E sono popoli nomadi, sono minoranze nella storia che anche costituzionalmente dobbiamo in questo periodo sostenere, purché loro rispettino evidentemente le leggi, come devono tutti nel proprio paese. Quindi abbiamo messo insieme queste cose per fare poi un confronto, abbiamo fatto un'iniziativa proprio per dare grande centralità a questo tema. La seconda ragione che ci preoccupa è perché il tema dei diritti è un tema che è sempre in discussione per tante ragioni. Oggi si presentano nel paese, in Europa, ma anche in Italia, forze che le definiscono con il termine che usano dire loro, sostanzialmente populiste, per tentare poi di riportarci su concetti di cultura, su concetti di natura politica, su delle opzioni che sono assolutamente antidemocratiche. E allora, per queste ragioni, essendo il lavoro a rischio, essendo anche i diritti a rischio, mettiamo tutte insieme questo tipo di orientamenti per fare una grande festa il 25 aprile. Ecco, però, a differenza di altri paesi come la Francia, il 25 aprile non è una festa che coinvolge tutto il popolo. In modo particolare, ad esempio, i giovani mi dicono hanno difficoltà a riconoscersi in questa festa, forse perché non la conoscono, eccetera. Ma qual è il valore dell'antifascismo oggi? È un valore di grande attualità un po' per quello che dicevo prima, ma aggiungo anche questa cosa: è molto vero quello che si sta dicendo, che i giovani sono lontani, perché credo che in questi anni abbiamo fatto proprio celebrato una ricorrenza, un momento, una commemorazione di un fattore, una cosa importante che fu la liberazione. Oggi questo tema va riattualizzato, è quello che ci è mancato, per cui la gente rimane spesso lontana. Non a caso da anni a Cremona facciamo un treno per Auschwitz, cioè portiamo i giovani delle scuole, e tutti gli anni questa cosa funziona, c'è efficacia, c'è risposta, c'è partecipazione a visitare i campi di concentramento per capire che quello che lì è accaduto può riaccadere, perché non dimentichiamo che aprendo le finestre delle nostre case noi possiamo vedere a 500 km, a 1000 km, che queste cose avvengono tutti i giorni. Quello che sta avvenendo oggi nei paesi arabi non è lontano da quello che è accaduto in quegli anni. Quello che è avvenuto alcuni anni fa nei paesi dell'est e da alcune parti qualcosa avviene ancora, sono cose a noi vicine. E quindi l'attualità di questi momenti è fondamentale, di questi temi è fondamentale. È vero, dobbiamo recuperare anche l'attenzione di questi giovani, delle persone lontane, facendo capire che non è una commemorazione, ma è proprio un monito sul quale lavorare per questi anni. Ecco, ultima riflessione. Il 24 gennaio Cremona ha vissuto una giornata difficile, in quanto a seguito di fatti che vi erano stati, è stato convocato questo corteo, questa manifestazione detta dell'antifascismo antagonista, che alla fine è sfociata in disordine, eccetera. Ecco, oggi essere antifascisti, come però? Allora, devo dire che, non l'ho detto prima, anche quei giorni ci hanno un po' messo in gioco per fare un'iniziativa unitaria a Cremona, per dare un segnale preciso: la democrazia italiana, la nostra Costituzione, i grandi valori storici che abbiamo sono molto più forti della violenza, sono superiori all'uso della violenza. E quindi noi, prima di tutto, l'antifascismo, diciamolo, si combatte sulle idee, sulla cultura, sul rispetto delle regole, ma assolutamente evitando la violenza. Giustamente bisogna essere più attenti dal punto di vista legale delle istituzioni ad evitare che l'apologia del fascismo si manifesti, perché in verità, quando ci sono iniziative dove ad esempio il braccio teso è d'attualità, questa è un'apologia. Bisogna essere meno morbidi nel conservare i valori della Resistenza e della Costituzione. Le risposte violente non vanno bene, sono sbagliate, e noi ringraziamo tutto il lavoro che hanno fatto le istituzioni, in particolare le forze di polizia e la magistratura, per dare un segnale importante che anche lontano da Cremona è stato recepito in modo efficace. Basta con poter fare violenza ogni giorno, disfando pezzi di città per manifestare un'idea. Questo non deve funzionare.